a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi su vostra richiesta la challenge mangiamo solo pizza per un giorno, sia con glutine che senza glutine per Maurizio e Gabriele. Allora noi iniziamo con questa pizza qui, che è in sconto per scadenza breve, scade il 23. Quindi siamo assolutamente in tempo. E adesso deciderò, vediamo con gli altri bambini cosa metterci sopra o se lasciarla così margherita. E ve la facciamo vedere poi pronta e vi diciamo com'è. Questa qui l'ho presa al Lidl nel banco frigo. Ho optato per lasciarla margherita, per cui adesso la inforniamo. Maurizio e Gabriele, ho preso questa qui in parafarmacia, che ha due modi per essere preparata, e quindi uno proviamo a farla al microonde e l'altro nel forno normale, vediamo come vengono. Sono uscita dal forno, devo dire che si presenta molto bene. Questa qui invece è quella dei celiaci, quella che ho fatto in microonde. Aspettiamo quella che esce dal forno, così poi l'assaggiano. Questa invece è quella fatta in forno direttamente sulla griglia. Finalmente è ora di pranzo, sono le 2:10. Noi mangiamo questo trio di pizza col salamino piccante, il tonno e cipolla e lo stracchino e la rucola. E la rucola, la rucola, la rucola. Perché non lo si dice rucola? Le abbiamo prese al Lidl e invece per papà e Gabriele ci sono queste qua che sono margherite e poi loro si condiscono come vogliono e dopo vi facciamo vedere come sono condite. La pizza del Lidl secondo me è molto comoda se si va in pizzeria per portarsela dietro, perché ha questo sacchetto di carta con cui si può tranquillamente infornarla e quindi non si contamina. È proprio infatti un pratico sacchetto anticontaminazione. Noi però, siccome lo facciamo a casa, ho fatto in modo che non venga contaminato e comunque loro la vogliono condire diversamente la pizza margherita, lo andrò a levare e la condisco come desiderano. Cena. Abbiamo saltato la merenda perché eravamo pienissimi
Allora, per cena abbiamo scelto queste pizze nel cellophane dell'Eurospin. Andremo ad aggiungerci degli ingredienti sopra, vi farò vedere prima da crude, poi da cotte come sono. Poi abbiamo questa pizza con viuste le patatine, fatta così lunga. Poi questa pizza alle verdure grigliate, sopra ci sono zucchine, melanzane e peperoni. E invece per Maurizio e Gabriele c'è questa qui della Maes senza glutine, anche loro andranno a condirla come più preferiscono. E anche qua vi farò vedere da cruda, diciamo, e poi da cotta. Sfornata. La challenge la possiamo dire conclusa e direi superata. Abbiamo mangiato solo questo tutto il giorno. E il video è finito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!